Ed eccoci tornati qua in studio per l'ultima parte che, come anticipato prima il mio collega Riccardo Borgia, parla e si concentra sulla cultura e sui libri. Come ripeto sempre, estate, sotto l'ombrellone, con un bel libro in mano, si legge, si fantastica e si va in altre dimensioni. Adesso chiameremo subito il nostro ospite, ma subito dopo la nostra sigla. Biblioteche, libri, quanto è bello immergersi nel mondo scritto da altri che poi diventa anche il nostro mondo, le storie, i personaggi, le voci che noi immaginiamo nella nostra mente, che diventano realtà e li immaginiamo e diventano veramente presenze fisiche. Ma noi adesso parleremo di un libro specifico che ha un argomento anche ostico. Quando mi è arrivato, quando ho letto la sinossi, la biografia di questo libro, ho pensato: sono argomenti difficili e l'autore sicuramente ce li potrà delucidare. Lui è Tiziano Bellucci. Buongiorno Tiziano. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. Bentrovati. Bentrovato grazie. A te, grazie per aver accettato il nostro invito. Tiziano, tu hai scritto questo libro, che è il terzo, se non sbaglio, che tu hai scritto, che si chiama Il grande equivoco, l'anima in cerca del vero io. Già il titolo ci racconta qualcosa, un grande equivoco. Qual è il grande equivoco della nostra esistenza? Certo, ovviamente occorre leggere il libro. Adesso noi possiamo soltanto anticipare alcune tematiche che sono quelle, diciamo, di base. Ecco, il grande equivoco è che l'uomo da un lato si sottovaluta grandemente, perché l'uomo non è soltanto quello che crede di essere, non è soltanto un corpo, non è soltanto un'espressione, diciamo, di una personalità, e quindi è qualcosa di più. E questa cosa noi la chiamiamo io. È una parola così piccola, così infinitesimale, forse insignificante, però rappresenta la nostra essenza. Ecco, noi non siamo il nostro io. Perché? Perché solitamente quando diciamo io, noi ci riferiamo a tutta la nostra biografia. Se noi ci svegliamo un mattino e avessimo una sorta di amnesia totale, non potremmo dirci io. Perché? Perché noi possiamo dirci io per il fatto che abbiamo una memoria. Difatti, chi ha problemi, diciamo, di presenza di spirito, parlo di queste malattie degenerative, l'individuo non porta quasi più un aspetto umano, non sa chi è, e quindi si identifica con i propri ricordi. Ecco, noi non siamo i nostri, non possiamo essere solo i nostri ricordi, siamo anche qualcos'altro, no? Ecco, nel libro il grande equivoco è cercare di distinguere se stessi da quello che è lo spirito dell'uomo e tutte le manifestazioni psichiche, psicologiche, che in realtà sono quelle che lo declassano. Cioè, l'uomo è un essere superiore se riesce ad afferrare quell'essenza in sé che lo fa sentire forte, lo fa sentire che ha del valore, che ha dei talenti, e questo è il suo spirito. È anche quella cosa che gli permette di porsi queste domande. Noi adesso stiamo cercando di rivolgerci allo spirito, perché non c'è un uomo che non si domanda chi è, non c'è un uomo che non si chiede il senso della vita. Ecco, questa parte di noi che si chiede il senso della vita è il nostro spirito. La nostra anima... Io penso che siamo in continua evoluzione, nel senso che un giorno ci sentiamo una cosa e un giorno ci sentiamo un'altra cosa. Tra l'altro, prima, quando stavi raccontando del non riconoscersi, mi è venuto proprio in mente il grande Pirandello con Uno nessuno 100.000, che l'uomo pensa di essere in un modo, qualcuno gli fa notare un difetto e lì cade tutta la sua esistenza. E quindi effettivamente l'uomo è così, l'uomo è un essere che si sente molto forte perché è qualcosa che pensa sempre che a lui non può succedere mai niente, invece poi è un essere
debolissimo da un altro punto di vista. Sì, giusto. Perfetto, proprio hai centrato il problema. Ma ecco, dicevo, l'uomo è un essere elevatissimo nel senso che non dovrebbe temere nulla. Anzi, possiamo azzardare di dire che l'essere dell'uomo è un essere eterno, incorruttibile e non muore mai. Cioè, l'essenza dell'uomo è qualcosa che esiste da sempre, qualcosa che va anche verso l'eternità. Il problema qual è? Che l'uomo si identifica con la parte corporea e quindi questa commistione tra il corporeo, che invece ovviamente si ammala, prova dolori, prova desideri, lo degrada e spesso lo fa apparire come un animale, ecco. Quindi non è che noi conviviamo con una parte, diciamo, corporea che ha le sue necessità. Deve mangiare, deve bere, deve dormire, indubbiamente. Mm-hmm. E tutto questo va bene, è sacro, si deve fare. Il problema è che in mezzo fra questo corpo che ci è dato dalla natura e questo spirito vi è in mezzo qualcosa che crediamo di essere sempre noi, invece si chiama anima, si chiama persona. Sai che la parola persona significa maschera in greco. Quindi noi in realtà portiamo una maschera che è la nostra personalità ed è quella che ci crea le più grandi gioie e le più grandi tragedie, perché noi viviamo con questa maschera. Quando ci vengono incontro, ci vengono soddisfatti i nostri desideri, noi crediamo di essere felici. Quando invece ci vengono tolti o ci vengono le malattie, siamo infelici, no? Ecco, se riuscissimo a renderci conto che un conto è il corpo, cioè per esempio, se io mangio, non posso dire io ho fame, perché compio un errore, perché il mio corpo ha fame. Io dovrei cominciare a dire il mio corpo ha fame, il mio corpo ha sete, il mio corpo ha sonno. Così come quando, per esempio, vedo in una vetrina qualcosa che mi piace, dovrei dire la mia anima desidera di possedere quella cosa. Non dovrei dire io voglio quella cosa, non dovrei dire io ho fame, dovrei cercare di catalogare in me, di intercettare quelle parti di me che non sono me stesso, ma sono espressioni dei bisogni della mia anima. Ma Tiziano, quando prima raccontavi appunto di vabbè, sono felice o non sono felice, no? Io mi sono sempre chiesta se ci fosse una qualche differenza tra la felicità e la contentezza. Se è anche una cosa che magari può dipendere dal corpo, dall'animo, dallo spirito. Sì, diciamo sì, che in effetti noi uomini siamo strani, noi umani siamo strani perché rincorriamo una felicità che poi non abbiamo mai avuto. Nel senso che ci vorremmo, abbiamo un'idea di felicità come qualcosa di eterno, come qualcosa che dura. Invece noi viviamo la vita che non può essere una felicità continua, perché sennò saremmo storditi, saremmo inebetiti, saremmo dei beati che camminano per strada senza rendersi conto. Ecco, forse la differenza fra la felicità, come appunto dici, è qualcosa che assomiglia di più alla beatitudine, al fatto di essere in una gioia continua che però ti stordisce e non ti permette di avere un'autocoscienza. Invece essere contenti, come appunto citavi, e avere dei momenti di felicità. Esatto, ecco, forse più l'essere umano è più il presente. Sì, sì, è il momento in cui l'attimo, ecco, è l'attimo che è poi collegato con l'eternità. Ecco, l'eternità, se vuoi, è la felicità, la contentezza è l'attimo, ecco. Non so se ti piace questa definizione. Mi è piaciuta. Tiziano, praticamente tu nel tuo libro, in questo il grande equivoco, parli innanzitutto di antroposofia, che adesso ci racconterai cos'è, soprattutto prendendo ispirazione dal dottor Rudolf Steiner. Quindi intanto volevo che ci raccontassi e ci racconti questi due concetti, il concetto di antroposofia e soprattutto chi è questo esperto, l'inventore di questa disciplina. Sì, sì. Certo. Dunque l'antroposofia in realtà nasce 100 anni fa, diciamo. Rudolf Steiner è vissuto dal 1861 al 1925 e in realtà è un individuo nato in Austria che si laurea in storia, in filosofia e in scienze e quindi ha una formazione scientifica prettamente. Ma già da bambino aveva delle percezioni che andavano al di là dei sensi. Quindi doveva gestire delle presenze che non erano nella quotidianità, che lui considerava qualcosa di reale, però che constatando la differenza col mondo si è dovuto
qualche modo arrendere al fatto che gli altri non vedevano ciò che lui vedeva. Quindi in realtà parliamo di un, non di un medium, perché oggi parlare di medium, di sensitivi, è un po' un problema. Parliamo di un individuo che era, aveva delle percezioni che non erano quelle che abbiamo soltanto noi, ma gli arrivavano interpretazioni di essenze che sono comunque sempre presenti intorno a noi, ma non ci è dato di percepire, no? Ad esempio, quando si ha un attacco di panico, anche noi abbiamo un'esperienza che non vediamo, ma sentiamo. L'attacco di panico è in realtà la manifestazione di percepire per un momento qualcosa che è al di là di questa cortina dei sensi. E siccome di solito noi non siamo abituati ad avere questo tipo di esperienza, ne abbiamo paura di tutto quello che ci viene oltre i sensi. Rudolf Steiner cosa fa? Cerca di scientificizzare, questa parola mi sono un po' inventata, queste percezioni. Quindi lui cerca di raccontare in termini non umani, ma in termini diciamo scientifici, comparandoli con una coscienza umana, quelle che sono e possono essere le esperienze che ha un individuo che ha dei sensi superiori. Arriva sino a dire che queste esperienze non sono soltanto proprie di colui che per dote li ha, ma si possono sviluppare in ogni uomo, sono latenti in ogni uomo. Cioè ogni individuo può sviluppare questa capacità di vedere oltre i sensi. E ha un'attività molto vasta, nel senso che scrive circa 30 libri e tiene circa 6.000 conferenze in tutta la sua vita, in tutta l'Europa, per creare delle realtà che sono tuttora visibili. Per esempio le scuole steineriane, le scuole pedagogia Waldorf, non so se la conosci, se anche dalle due parti ci sono, però è diffusa in tutto il mondo, è una forma di disciplina in cui vengono in qualche modo lasciati liberi i bambini di dare libera espressione alla propria creatività e fare in modo che non crescano solo intellettivamente, ma abbiano delle possibilità di sviluppare quelle che sono le proprie facoltà. Poi esiste la medicina antroposofica, l'omeopatia, Steiner è uno di questi fondatori dell'omeopatia, l'agricoltura biodinamica, che si occupa di fare alimenti in un certo modo. Poi esistono forme di arte, l'euritmia, che è una danza, la pittura. Certo. Esistono varie cose che hanno trovato una prospettiva diversa, ecco. Ma tra l'altro, quando raccontavi appunto di dare maggiore espressività e libertà ai ragazzini, ai bambini, io penso che non sempre nelle scuole questo avvenga, cioè si tende più a creare o comunque far studiare, dare una formazione un po' più teorica rispetto alla praticità. Io ho avuto un'esperienza, sono stata molto fortunata, un maestro poeta che ci dava la libertà di espressione veramente a tutto tondo, cantavamo, guardavamo le opere liriche, quindi quello è qualcosa che può permettere ai bambini fin dalla tenera età, comunque da giovanissimi, di non avere paura di esprimersi, e quindi penso che le scuole debbano essere proprio il principio per creare, diciamo, un mondo un po' più libero da questo punto di vista, non trovi? Assolutamente. Poi guarda, l'Italia dovrebbe essere un paese artistico, no? Un paese di artisti. E l'individuo umano è un artista. L'artista della propria vita, l'arte della libertà, è ciò che dovrebbe praticare l'essere umano. Quindi l'arte della libertà vuol dire dare libera espressione alle proprie capacità. Non riempirsi di concetti che possono servire soltanto dal punto di vista di matematico, fisico o teorico, ma soprattutto fare in modo che l'individuo possa esprimere il motivo anche della sua esistenza, perché l'antroposofia si occupa anche di quello, non di quello che è una vera pedagogia, mettiamo, adesso non è che le insegnano ai bambini in questo modo, però è occuparsi anche di quello che è avvenuto prima di questa vita. È quello che avverrà anche dopo la morte, perché se noi in qualche modo vediamo l'individuo circoscritto in una vita sola, io non parlo in termini religiosi, perché l'antroposofia non è una religione, certo. Nel senso che è una via di pensiero, però ovviamente io mi devo, se voglio capire me stesso, devo anche cercare di capire da dove sono provenute tutte le mie inclinazioni, i miei talenti. Si dice li ho ereditati dai genitori, però casomai in una famiglia ci sono 10 fratelli, c'è soltanto un musicista, e come mai? Allora da dove ho preso questo talento? Comunque sai, ci sono tanti enigmi che non sono, anche per esempio la malattia, perché uno si ammala e l'altro no,
perché l'altro ce la fa, l'altro... Spesso però a dei perché non si hanno delle risposte, no? E forse anche il bello è questo. Certo. Sì, no, sicuramente, ecco, se noi conoscessimo le risposte non faremo degli sforzi. Esatto, per non ci faremo mai, non ci faremo mai domande, prenderemo la vita in maniera forse anche più scontata. Ma tu, personalmente, parliamo di te, come mai ti sei avvicinato a questo mondo? Qual è stato... Sì. Diciamo lo scatto, la scintilla che ti ha fatto avvicinare a questo mondo, certo, e che no, poi ti ha fatto scrivere questo libro. Certo, no, è una ricerca che è attiva da tanto tempo. Io posso dire che già dal 95 incontrai questo testo di Rudolf Steiner, il primo testo che lessi. Rudolf Steiner ha un titolo che può è un po' non piacere, perché si chiama La scienza occulta, ma in realtà si parla della scienza non conosciuta. Non è un libro di spiritismo, anzi, è un libro molto empirico. E mi trovai in un momento della mia vita in cui ovviamente non trovavo delle risposte, cioè la scienza, la religione non mi dava le risposte che stavo cercando. E quindi in questa antroposofia, che non è, guarda, non è una filosofia, cioè non è ciò che Rudolf Steiner crede che sia. No, è interessante perché lui dice: le cose che io percepisco sono queste, e sono strutturate in un certo modo, il mondo è strutturato con un corpo, un'anima, uno spirito, tu sei un individuo che vieni sulla Terra, hai una certa missione che chiami destino, questo destino poi devi cercare di intuirlo perché non lo sai, non ci sono delle mappe, non c'è un navigatore che ti dice dove andare. E questo destino ti serve per esplicare il massimo delle tue potenzialità. Ovviamente hai anche dei contatti con degli altri umani, questi altri umani con te hanno anche loro un destino, perché anche loro sono individui che hanno le tue stesse problematiche e hanno anche le tue stesse ricerche. Ecco, devi cercare di interagire per portare a fine questa missione umana. Ecco, la missione umana è qualcosa di molto glorioso rispetto a quello che dicevo all'inizio. Dicevo, l'uomo è un essere molto elevato, perché quello che ci spetta come compito non è un ruolo di diventare, che ne so, i presidenti della Banca Centrale Europea. Ecco, questa non è la massima aspirazione dell'essere umano, anche se oggi sembrerebbe che questo sia il massimo ciò che può chiedere l'essere umano. No, l'essere umano è chiamato, adesso la dico grossa, a diventare cooperatore, collaboratore di quelle che sono le forze che in qualche modo dirigono l'universo. Cioè le forze che noi chiamiamo la gravità, il magnetismo, l'elettricità, non sono solo delle forze astratte, sono delle entità spirituali che nelle varie tradizioni religiose casomai chiamano con nomi angelici, danno nomi arcangelici. Sono forze che hanno coscienza di loro, non hanno un corpo fisico, ma stanno chiedendo e vogliono che l'uomo si aggiunga in qualche modo al loro lavoro e possa collaborare con loro per la creazione sempre di nuovi mondi. L'ho sparato un po' grossa, però... Tiziano, siamo veramente in chiusura. Brevissimo, certo. Quanta importanza ha la musica per te? No, la musica è la testimonianza dell'esistenza di questo mondo spirituale. Se non ci fosse la musica, non esisterebbe il mondo spirituale. E il mondo spirituale è qualcosa che si manifesta durante la vita dell'uomo attraverso la musica. Noi potremmo dire che nell'esperienza musicale abbiamo un'anticipazione di quello che sarà la vita dopo la morte. Esatto. E anche di quello che è stato prima. Sottolineiamo l'importanza della musica, anche perché ricordiamo che tu sei anche un compositore, un musicista. Rifacciamo rivedere un attimo la copertina del tuo libro e ti saluto. Il grande equivoco, l'anima in cerca del vero io. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie molto. Grazie. Ciao a tutti e ciao anche a te. Buona giornata, ciao. Grazie.